Buongiorno a tutti, eccola Susan, good morning! Ecco, oggi andiamo a fare una bella ricetta, un'altra bevanda. Siamo nella, come dire, nella fase delle bevande e oggi andiamo a fare con il nostro amico qui il mandorlo, il latte di mandorla. Questo, eccolo, è una bellissima mandorla e ancora c'ha il suo giacchettino e trovo che questi qua sono quelli che mantengono di più. Questi sono mandorle italiane, biologiche. E praticamente andiamo a togliere quella buccia fuori perché è molto, anche se è fibre, è molto indigeribile. E poi l'Ayurveda la sconsiglia di mangiarlo. Quindi la mettiamo in acqua. Io lo metto in acqua tutta una notte, però si può anche mettere da 2, 3, 4 ore. Mettiamo nell'acqua. E poi la buccia si toglierà molto facilmente. Il latte di mandorla fatto in casa è molto molto semplice e in più è un piccolo risparmio, però in più non abbiamo tutte queste bottiglioni che poi buttiamo via. Poi mi raccomando, c'è stato un po' di, come dire, si dice, ah, il latte di mandorla così così. Se noi le prendiamo le mandorle italiane, biologiche, le facciamo da solo, non facciamo venire le mandorle della California, questi intensivi pazzeschi. Cioè, chi se ne importa delle mandorle californiane? Mica sono hollywoodiane, eh? Mescoliamo bene così, eccoli. E guarda come facilmente si sbucino ora. Li prendiamo, schiacciamo tra le dita e guarda, la pellicina se ne va. Bellissimo, vedi come, con che facilità. Ecco, guarda com'è grosso questo qua, bellissima. E ogni tanto mentre li sbuccio, ne mangio pure uno. La mandorla è poi molto speciale perché di tutti i semi oliosi è praticamente l'unica che ha il clenilizzante. Però possiamo comunque usare anche le nocciole, possiamo usare le nocciole, non si sbuccia molto facilmente, però quelle sono già più digeribili. E possiamo fare con le noci, possiamo fare anche aggiungendo un po' di cocco se vogliamo. Adesso però andiamo a frullare queste mandorle. Occhio che poi non schizzano dappertutto, io ho fatto delle prove e questo qua li mantiene abbastanza bene, ok? Sta facendo una bella schiuma adesso, bellissimo, guarda che roba! Ora travasiamo qua dentro. Guarda come è bello bianco! È meraviglioso! Siccome sono dolce, aggiungo anche un po' di sciroppo d'acero. Mischiamolo un po'. Questo si potrebbe mettere sui cornflakes, sui cereali per la colazione, oppure berlo così. Spettacolare! Un cocktail per la colazione.